Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale. Allora, innanzitutto mi presento, io sono Luca Ghirlanda, presidente del Comitato dei Volontari del MAGA. Il nostro comitato nasce dopo le terribili alluvioni del 2009, allo scopo di difendere il nostro territorio, cioè Amelia, Bocca di Magra, Fiumarete, Monte Marcello, dalle incompetenze e dalle negligenze delle istituzioni. E mi rivolgo principalmente alla regione Liguria, alla provincia di La Spezia, al comune di Amelia, alle autorità di bacino e al parco di Monte Marcello, che non sono riuscite a garantire in questi anni la sicurezza dei cittadini e delle nostre abitazioni. 5 terribili alluvioni nell'arco di 3 anni, che hanno devastato le nostre case, distrutto i nostri averi e cancellato i nostri sogni senza lasciarci il tempo di rialzarci. Nessuno di noi, nonostante i proclami e le promesse, ha ottenuto una lira di risarcimento. La maggior parte delle famiglie della Piana di Amelia, Fiumarete e Bocca di Magra hanno speso centinaia di mila euro senza aver ricevuto un euro di risarcimento. Siamo allo stremo e viviamo ogni temporale e acquazzone con l'ansia e la paura che ci attanaglia. Il nostro territorio è devastato, ci sono frane ovunque, il ponte della Colombiera, come ben sappiamo, è crollato, turismo è ai minimi storici, le attività nautiche e commerciali sono veramente alla fine. In questi anni di nostra attività sul territorio ci siamo incontrati, scontrati con tutte le istituzioni che dovrebbero garantirci una vita normale. Incontri in regione con l'onorevole Burlando, incontri in provincia con l'onorevole Fiasella, molti incontri con il nostro sindaco in comune ad Amelia. Non sono serviti neppure a migliorare le nostre situazioni. La frase di rito è sempre stata la stessa, non ci sono più soldi. Eppure i soldi, quando servono per delle speculazioni, si trovano sempre. Siamo stanchi e amareggiati di vivere in una situazione del genere, sentendoci impotenti di fronte a questi giochi di potere. Ma non ci arrendiamo, e la gente che incontriamo tutti i giorni per le strade, Quando si parla di queste problematiche e le tantissime adesioni al nostro comitato, ci stanno dando la forza per lottare e ottenere ciò di cui abbiamo diritto, cioè una vita più tranquilla, una vita serena. In questi anni abbiamo intrapreso ogni possibile strada, azioni legali contro gli enti, denunce alla Procura della Repubblica, abbiamo organizzato delle manifestazioni in strada, dei convegni, delle attività informative, delle assemblee pubbliche invitando ingegneri idraulici e massimi esperti del nostro fiume. E siamo riusciti ad individuare le azioni necessarie per mitigare i rischi delle alluvioni, difendendo le nostre vite. Come prima attività è sicuramente quella del dragaggio costante del fiume, atto al mantenimento delle sezioni originarie del fiume stesso. Nessuno di noi infatti vuole un dragaggio sciagurato, ma un'azione controllata che permetta di avere un livello costante del fondo dell'alveo per garantire il normale scorrimento delle acque durante le piene. La pulizia programmata dell'alveo, che significa l'abbattimento di piantumazioni malate già morte, che durante le piene del fiume vengono strappate e accumulate sui ponti, provocandone, come è accaduto a quello della Colombiera, la caduta. Contrastiamo quindi l'attività di arcinatura senza pianificazione, ovvero è assurdo fare delle arcinature a monte senza farle anche a valle. E questo ha creato ancora più devastanti danni alla foce. Le acque hanno accelerato la loro andatura, trasformando il fiume in un vero e proprio torrente distruttivo. Gli argini sono dunque l'ultima delle opere da effettuare dopo il dragaggio e la pulizia dell'alveo. La ricostruzione rapida e definitiva del ponte della Colombiera è una necessità, la cui interruzione da ormai 7 mesi sta distruggendo l'economia locale e il turismo del comune di Amelia. E come quinto punto, ma sicuramente uno dei più importanti, è quello di aiutare le famiglie finanziariamente, tramite risarcimenti e l'annullamento della tassa dell'IMU, che noi chiediamo perché riteniamo che su abitazioni plurialluvionate pagare questo tipo di tassa sia un crimine. La gente, oltre a non aver ricevuto alcun risarcimento, dovrà infatti pagare una tassa altissima come comune di prima categoria. Infatti Amelia risulta un comune di lusso. Concludo dicendo che dopo aver raccolto 7.000 firme sul territorio per il dragaggio e la pulizia dell'alveo, abbiamo intenzione di incontrare il Ministro dell'Ambiente per fargli sentire la nostra voce e urlargli la nostra rabbia. Procederemo nella nostra strada per ottenere la giusta attenzione da parte dei politici con tutti i mezzi a nostra disposizione e non ci fermeremo.